Ciao ragazze, buongiorno. Oggi volevo farvi vedere come realizzare questi paio di orecchini con la tecnica tubulare knitted utilizzando le mezzi cristalli da 4 mm, le Rocailles 15-0 e le Rocailles 11-0. Niente, la tecnica è molto semplice. Questi sono gli orecchini. Non so, vedete. Niente, spero vi piace il tutorial. Iniziamo. Allora, come vi ho detto, abbiamo bisogno di mezzi cristalli da 4-0, da 4, sì, 4-0, sì, vabbè, da 4 mm, e le Rocailles 11-0 e le Rocailles 11-0. Io sto utilizzando questo colore qua, le 11-0 della Tho, sono queste qua delle Rocailles 11-0, quelle turchese opache, e questi qua mezzi cristalli beige, questi qua. Allora iniziamo. Prendete una Rocailles 11-0, un mezzo cristallo, una Rocailles mezzo cristallo, una Rocaille mezzo cristallo, così 3 e 3. Portiamo fino alla fine del filo, chiudiamo il cerchio, passiamo in tutte le perline. Sì. Vedete? Poi io li faccio un nodo e due. Passiamo in tutte le perline, così. Farlo più compatto, e ci dobbiamo trovare ad uscire da una rocaille 11-0. Ora dobbiamo prendere 3 rocaille 15-0, una 11-0 e 3 rocaille 15-0, e dobbiamo saltare questa qua, il mezzo cristallo da 4, e passare il filo nella rocaille 11-0 successiva. Così. Di nuovo una ro 3 rocaille 15-0, una da 11, 3 da 15, e saltiamo sempre questa da 4 e passiamo il filo dalla rocaille 11-0 successiva. Di nuovo 3 da 15, una da 11, 3 da 15, e
andiamo a passare il filo da quella da 11 e dalle 3 15, così. E passiamo pure su quella da 11, quelle da 3. Praticamente facciamo tutto il giro, passiamo il filo facendo tutto il giro per compattare, per fare più compatto il lavoro. Vedete? Adesso questo, vedete com'è? Dobbiamo fare in questo modo. Noi adesso ci troviamo ad uscire da questa 11.0. Allora, pressiamo così. Prendiamo un mezzo cristallo da 4 e dobbiamo passare il filo non in questa 15.0 successiva che è messa qua sotto, se no in quella successiva 11.0, quella questa qua. E passiamo il filo. Poi prendiamo un'altra 4-0, 4 sì, 4-0 qua ancora, 4 mm, mezzo cristallo, e andiamo a passare il filo su questa qua, 11-0. Poi prendiamo un'altra e passiamo il filo in quella 11.0 successiva. Così. Vedete? Adesso prendiamo di nuovo altre 3 15 0, una da 11, 3 da 15, e andiamo a passare il filo su questa rocaille 11 0. Saltiamo sempre questa da 4 mm e passiamo il filo in quella rocaille 11.0 successiva. Così. Di nuovo 3 da 15, una da 11, 3 da 15 e saltiamo quella da 4 e passiamo il filo nella rocaille 11.0 successiva. Così. Di nuovo altre 3 da 15, una da 11, 3 da 15 e inseriamo nella rocaille 11.0 successiva alla 4 mm. Così, vedete? Ora passiamo una volta soltanto su tutte, senza aggiungere niente, per restringere il lavoro.
Dobbiamo uscire dalla Rocail 110. Così, vedete? Adesso aggiungiamo una da 4 e passiamo il filo nella Rocail 110 successiva. Un'altra da 4. E passiamo il filo nella 110 successiva. Adesso un'altra da 4. Passiamo. Vedete come si sta creando? Di nuovo. 3 da 15, 1 da 11, 3 da 15 e passiamo il filo nella rocaille 110 successiva, saltando sempre quella da 4. E il lavoro praticamente è sempre così. Passiamo sempre un giro con le rocaille e giro successivo con i mezzi cristalli. Di nuovo 3, 1, 3. Passiamo. 1 da 3, 1 da 1, da 11, 1 da 3, 1 da 3, 3 da 15. E passiamo in questa. Sì. Ad ogni giro che fate da questi qua, passate sempre una volta il filo. Cioè, nel senso, ogni volta che fate un giro solamente con le rocaille e finite il giro, passate il filo su tutte le rocaille per stringerlo, per stringere che sia più compatto il lavoro. Così. E continuate così fino a, non lo so, se voi volete realizzare un paio di orecchini oppure un braccialetto, una collana con questa tecnica, dovete continuare sempre a fare questa sequenza qua fino alla lunghezza che voi desiderate. Vedete, io vado a continuare. Così. Adesso vi faccio vedere l'ultimo passaggio e poi io continuo. E una volta finito tutto il giro, dobbiamo sempre trovarci ad uscire da una rocaille 110 per aggiungere i mezzi cristalli. Così. Adesso aggiungiamo un altro. Passiamo. Così.
così. Ragazze, io sto per finire già l'ultimo giro per il mio paio di orecchini e devo inserire solamente l'ultimo giro con i mezzi cristalli. Così. Una volta che finiamo, no? Passiamo su tutte queste qua. Stringere. Bene. Vedete? Mettiamo così e fate l'ordino. Adesso vediamo di montarli. Io ho questo chiodino 2 copette e un bicono da 4 da questa colorazione qua. Vedete? Allora, inseriamo una copetta, mettete gli orecchini così, un'altra copetta e picono. Abbiamo una colla, e niente ragazzi, questi sono gli orecchini finiti, vedete? E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. E niente, se avete delle domande, lasciate qualche commento, che io vi risponderò. Niente, vedete le orecchini, questi qua sono.
prossima, ragazze.